Salve a tutti, io sono Smail. Io sono Master. Esatto, allora, perché ci troviamo qui quest'oggi? Per annunciarvi questo nuovo inizio, per esporvi il piccolo, ma grande progetto che da un po' di tempo ormai a questa parte ci è frullato per la testa. Tutto è iniziato da una frase, detta così, quasi per scherzo, ovvero, dobbiamo aprirci uno studio, fare gli psicologi. Ma vi starete chiedendo il perché di questa frase? Ebbene, dovete sapere che spesso io e Axel, quando ci incontravamo e parlavamo, eravamo soliti confrontarci su tematiche varie, soprattutto aventi a che fare con la vita in generale, o comunque le difficoltà che spesso possono esserci. Ma la cosa più buffa e curiosa che accomuna sia me che Axel è quella di avere amici che quando hanno delle difficoltà, che siano difficoltà d'amore, difficoltà a studiare, difficoltà di ogni genere, si rivolgono a noi per chiederci consigli su come comportarsi, come se noi fossimo degli psicologi o qualcosa del genere. Per questo è capitato spesso che, parlando di questa cosa, ci dicevamo di voler fare gli psicologi, appunto. Ora, dopo aver detto tutto questo, dove sta, anzi, dove stava il problema? Dico stava perché diciamo che è come se l'avessimo risolto. È che dal dire al fare c'è di mezzo il mare di solito. Per questo io, Smail, una mattina mi sono alzato e nella testa ho avuto un'idea, questo pensiero fisso di dire ok. Materialmente parlando, non è possibile mettere in pratica quello che ci dicevamo, ovvero andare a studiare per poi fare effettivamente gli psicologi. Più che altro perché, conoscendomi, non avrei la mentalità adatta per studiare all'università. E mi sa, stessa cosa vale per Axel. Per cui ho pensato, cavolo, perché non andare a crearci un canale qui su YouTube per poi espanderci anche su Instagram o chissà quale altro social se è il caso? Un canale dove ci andiamo ad improvvisare appunto psicologi. Da qui il nome Psicologi Improvvisati. Con quale scopo alla fine? Beh, credo di aver parlato anche troppo. Adesso lascerei la parola ad Axel così che lui possa dire come sarà strutturato il canale e alla fine spiegare il perché della nascita del canale. Ma prima di far parlare lui, sappiate che avremmo voluto mostrarci direttamente per chi siamo veramente, far vedere la nostra faccia. Ma per mancanza di un'attrezzatura adatta, ci siamo detti di iniziare per ora così, mettendoci la nostra voce e questi personaggi così, diciamo, stilizzati, che dovrebbero in un certo senso rappresentarci. Adesso a te la parola, Axel. Perfetto, allora gente, innanzitutto del montaggio video e del canale in generale sarà più che altro Smelly ad occuparsene, avendo più esperienza sia con YouTube che con l'editing in generale. I video che vedrete potrebbero essere strutturati in variati modi, o con me e Smelly, che analizziamo insieme un argomento in particolare, o solo con uno dei due. Ogni video avrà come titolo una frase, seguita da secondo Smelly o secondo Smelly ed Axel. Per rendere tutto più professionale cercheremo di utilizzare, se possibile, il green screen, mettendo uno sfondo a tema, magari uno bianco, chissà. Ovviamente tenete a mente che, appunto, avendo prima Smail detto che ci manca un'attrezzatura adatta, finché entrambi non saremmo ben messi sia come videocamera che altro, continueremo a fare video così e di conseguenza il green screen sarà la meno cosa, ma pian piano ci stiamo attrezzando. Per ogni video che andremo a fare, la nostra attenzione è quella di impostare un timer e parlare per circa 10-15 minuti, perché non vogliamo dilungarci più di tanto e perché non vogliamo rubare a nessuno tempo prezioso che potrebbe essere impiegato benissimo per fare altro. Tutto quello che andremo a dire è frutto di esperienze e conoscenze, cose che abbiamo imparato e che continuiamo sempre a imparare, perché non si smette mai di imparare, che ci hanno formato e reso quelli che siamo. Proprio perché siamo degli psicologi improvvisati, non psicologi veri, tutto quello che diciamo non deve essere preso da giusto o sbagliato, vero o non vero. Cito Redez per spiegarmi meglio. È come la fede, siete voi a scegliere se crederci o no. Una cosa che ci piacerebbe tantissimo è che non fossimo solo noi proprietari del canale, vorremmo che tutti lo fossero, nel senso, se volete raccontare una vostra esperienza, oltre che farlo semplicemente nei commenti, sarebbe bello se potreste fare un video mentre la raccontate e ce li mandate a noi, in modo tale che possiamo a nostra volta caricarli nel canale, con l'obiettivo, alla fine, di condividere più esperienze possibili e così facendo cercare di essere d'aiuto. Anzi, a proposito di essere d'aiuto, ecco perché nasce il nostro canale. L'obiettivo nostro sarebbe quello di essere d'aiuto alla gente, alle persone, non solo, perché vorremmo cercare di dare consigli su come affrontare certe cose, ma vorremmo anche che questo canale fosse una sorta di antisfogo. Se avete qualsiasi cosa da dire, ma che problema, se avete bisogno di sfogarvi, potete tranquillamente farlo nei commenti. E se avete qualcosa che vorreste rimanesse privata, anzi, a proposito di privata, spesso quando si va a che fare con gli psicologi si parla di segreto professionale. Vi ribadiamo che noi non siamo psicologi veri, per cui abbiamo pensato di crearci un profilo anche su Instagram, in cui in direct potete scriverci qual è il problema. E oltretutto, se vorreste che analizzassimo, quindi realizzassimo un video su YouTube, poi affrontiamo il vostro problema, lo potremmo realizzare in forma anonima, sempre mettendoci la nostra faccia.
ma senza dire chi siede, senza comunque entrare nei dettagli del problema. Lo analizzeremo in modo generale, per lo più. Detto ciò, tutto quello che è stato appena detto potrebbe non essere definitivo, potrebbe cambiare qualcosa. Ma l'idea più o meno è questa: il canale potrà andare avanti con l'aiuto dei vostri commenti. Se avete qualcosa da dire, ditela tranquillamente. Se avete dei problemi o vorreste dei consigli, ditecelo senza problemi. Più commenti ci sono, più video possono esserci. Che altro dire? Penso che possa bastare così, dai. Speriamo al più presto di portare qualche nuovo video. Nel caso in cui non ci dovessero essere commenti e quindi di conseguenza argomenti di cui parlare, ce ne inventeremo qualcuno noi senz'altro. Per cui rimanete sintonizzati. Prima di chiudere volevo aggiungere una cosa che mi ha detto non molto tempo fa Axel, che mi ha fatto riflettere parecchio. Ovvero il fatto che quando devi dare consigli dall'esterno a qualcuno, facendolo in modo imparziale quindi, è tutto più facile. Ed è proprio così, personalmente parlando almeno. Comunque, va bene, dai. Da Smail e da... Alzali. È tutto, ciao a tutti e alla prossima! A presto.